A Livigno con Sergio Bonaldi, allenatore responsabile della Centro Sportivo Esercito Livigno, che anche quest'anno ha consentito ai fondisti di potersi allenare qua su queste nevi artificiali. Come sta procedendo, Sergio? Ma devo dire che l'allenamento sta procedendo bene. Abbiamo fatto due periodi allo passo dello Stelvio, poi sono stati a casa una settimana i ragazzi e adesso siamo arrivati qua a Livigno e ci siamo abbassati un po' di quota. Fortunatamente abbiamo trovato, viste le temperature comunque elevate, questo anello di 1,5 km, 2 km. I ragazzi riescono a allenarsi comunque bene, il giro è corto, però l'importante è poter usare l'attrezzo specifico che sono gli sci e riuscire a dare continuità al lavoro che abbiamo fatto allo Stelvio. Siamo un po' in un periodo particolare e dobbiamo ancora capire quando inizierà la stagione, perché abbiamo avuto anche la notizia che sono state annullate le gare a Santa Caterina Valfurva. Nei prossimi giorni capiremo un po' com'è la situazione. Tralasciando tutto questo, devo dire che i ragazzi si stanno allenando bene. Già i primi giorni abbiamo fatto allenamenti più sulla velocità e sull'intensità, tipo gare sprint, e si sono allenati bene. L'allenamento è andato bene, quindi cerchiamo di continuare così. Adesso in programma sabato forse faremo un test sulla distanza tecnica libera, 10 km, 15 km, e vediamo un po', dai. Il raduno terminerà lunedì, i ragazzi si stanno impegnando e va bene, il programma è mantenuto e siamo soddisfatti. Sergio, ne parlavamo a microfoni spenti, questo fatto dell'annullamento recente di ieri mercoledì della prima gara FIS di Santa Caterina a livello di morale è stata un po' una batosta. Ma devo dire che sai, la stagione scorsa è terminata un mese prima, i ragazzi si sono comunque allenati, hanno fatto la preparazione, è andata bene. Sono 7 mesi che si stanno allenando duramente, se quando deve iniziare la stagione saltano le prime gare è logico che c'è un po' un contraccolpo psicologico, bisogna cercare di tenerli su di morale e cercare di fargli vedere che si organizzerà un programma alternativo o dei test di selezione o un circuito più che internazionale, magari nazionale, dove possono confrontarsi e dar modo di far vedere che l'allenamento che hanno fatto dia dei risultati, anche per avere un confronto tra di loro è importante, altrimenti logicamente uno perde la motivazione col passare del tempo, cioè resisti, ma alla lunga calano le intensità e la voglia comunque di fare e di restare. La concentrazione un po' si perde, diciamola così. In quest'annata è stata sospesa anche l'attività, il progetto dei raduni interforze, quindi per ora l'unico metodo di valutazione sono appunto i test tra di loro, che però presumo i ragazzi stessi li vivano in maniera molto competitiva. Ma devo dire che noi comunque come esercito, allora l'anno scorso quel progetto funzionava, andava bene, era uno stimolo per tutti. Noi abbiamo comunque un gruppo, nei maschi sono 3 ragazzi dello stesso anno, del 96, ci stimolano comunque tutti i giorni allenandosi insieme, un bel gruppo. Le ragazze invece abbiamo 2 giovani con Elisa Broccar. Diciamo che sono più avvantaggiate le giovani perché comunque hanno ad esempio un atleta di un certo livello, hanno lo stimolo e un atleta più forte ti aiuta a migliorare. Forse è più Elisa che, non avendo il discorso del raduno interforze, è un po' più da sola e quindi non ha l'aiuto di qualche atleta del suo livello. Però comunque l'allenamento sta andando bene anche per lei, si è impegnata parecchio sia a livello di intensità di quantità, cioè il suo livello in questo momento è alto, penso che
anche lei speri che inizi la stagione per dimostrare tutto quello che ha fatto durante l'estate nella preparazione. Ci ricordi chi sono i ragazzi presenti qui in questo raduno di Livigno? Sì, noi abbiamo Daniele Serra, Giacomo Gabrielli, Micaela Abram per i maschi, le ragazze Federica Cassol, Laura Colombo e Elisa Broccar.